Ciao a tutti, eccoci qua in un nuovo video tecnica. Oggi vi parlerò della cera d'api. Infatti molto spesso in tanti, soprattutto chi si trova all'inizio, è incuriosito da come questo prodotto può essere utile nel nostro mondo della bigiotteria fai da te, e oggi con questo video vi darò alcune spiegazioni. Questa è la cera d'api, presente nel catalogo di Hobby Perline. È un prodotto del brand Bid Smith. All'interno del sito la trovate nell'area componenti attrezzi, nella sezione specifica attrezzi vari per bigiotteria. Allora, l'apriamo e iniziamo a capire perché questo prodotto può essere utile per il nostro mondo di bigiotteria fai da te. Allora, la cera d'api in primis si può rivelare un ottimo aiuto soprattutto per gli amanti delle tecniche di tessitura, ma anche per tante altre tecniche, perché può essere utilizzata con varie tipologie di filo, un po' con tutti i filati, e infatti il suo utilizzo trova spazio anche per le tecniche di macramè o anche per le semplici tecniche di infilatura come la tecnica dei nodi. Utilizzare la cera d'api può aiutarti tantissimo durante la lavorazione, perché il suo scopo principale è quello di rafforzare il filo, evitando così che si sfilacci durante la lavorazione, ma anche quello di inumidire il filo in modo da rendere il filo più scorrevole e quindi più fluido il passaggio del filo all'interno dei fori delle perline, ma anche all'interno delle crune degli aghi, e sempre grazie alla sua azione comunque di umidificare, di rendere umido il filo, diciamo che si allontana il rischio di eventuali nodi oppure di aggrovigliamenti del filo. Come vi ho anticipato, si può utilizzare con qualsiasi tipologia di filo, da fili finissimi specifici per la tessitura, fili ad esempio più corposi adatti per le tecniche di macramè. Vediamo ora come utilizzarla. Qui nella confezione che vi proponiamo, il panetto di cera è contenuto all'interno di una box di plastica, di un contenitore di plastica, e qui come vedete presenta delle fessure grazie alla quale facciamo scorrere il filo. Quindi prima di andare ad esempio a iniziare una creazione, abbiamo tagliato il filo della lunghezza di cui abbiamo bisogno, prendiamo il filo, lo posizioniamo in questo modo all'interno della fessura e tiriamo, vedete? Possiamo ripeterlo anche più di una volta. Quando il filo ha raggiunto la ceratura, insomma, di cui abbiamo bisogno, siamo pronti per iniziare la lavorazione, quindi eventualmente inserirlo all'interno della cruna di un ago oppure cominciare ad inserire le perline. Questa prima prova che ho effettuato l'ho realizzata con il filo Super Long Bit Cord, quindi un filo specifico per il macramè, però qui ho anche un piccolo campione di un filo da tessitura, ad esempio il Co, e ora vi faccio vedere. Facciamo una prova anche con questo, vedete? Non so quanto si riesca a vedere dal video, ma il filo viene proprio ricoperto da uno strato di cera, ecco, vedete qui dentro, si inserisce proprio all'interno della cera. E qui un ultimo esempio con un filo più corposo, un filo specifico per la tecnica dei nodi, un filo in fila perle.
Questo era tutto riguardo l'utilizzo della cera d'api e per qualsiasi cosa sapete che siamo sempre a vostra disposizione. Ciao!